Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Cullà. I nuovi propositi per l'anno nuovo in casa Palermo non possono che avere un solo obiettivo, la promozione in Serie A. Giorgio Perinetti, responsabile dell'area tecnica rosanera, ha detto la sua sulla corsa promozione. Al 2014 chiedo la promozione in Serie A, fondamentale per poter progettare il futuro e che ci sia l'abbraccio con il pubblico. Non mi stancherò mai di dire che gli stimoli che danno i tifosi non li dà nessuno, neppure i premi e nemmeno i soldi. Palermo che lavora in vista della gara di domani pomeriggio, Alessio Sciglia contro il Crotone. I rosaneri hanno iniziato la seduta con delle esercitazioni di carattere tattico. Iachina ha quindi diviso la squadra in due gruppi. I calciatori impegnati contro la Ternana hanno svolto lavoro di scarico tra campo e palestra, mentre il resto del gruppo si è dedicato ad esercizi di carattere atletico sul possesso palla. Ritornano dalle squalifiche Muñoz, Daprelà ed Edgar Barreto. Stefano Sorrentino si è sottoposto ad un esame di controllo che ha confermato l'ottimale progresso del recupero dal problema fisico accusato dal portiere rosanero. Il numero uno sarà a disposizione alla ripresa degli allenamenti a gennaio. Valerio Vera ha lavorato regolarmente in gruppo, mentre San Severino non ha preso parte all'allenamento per febbre. Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi l'arbitro di Crotone-Palermo, match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie B. In programma domani Alessio Sciglia di Crotone alle ore 15. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Chiocchi di Foligno e Stefano Alassio di Imperia. Il Palermo targato Iachini viaggia ad una media punti di 2,14 a partita. Nelle 14 gare disputate alla dipendenza del tecnico marchigiano, i rosaneri hanno ottenuto 30 punti, frutto di 9 vittorie e 3 pareggi. Lo score è completato da 2 sconfitte. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.